trimestrali, tassi di interesse, indici ai massimi di periodo, cosa fare in borsa? Ce lo dicono gli esperti di House of Trading. Ti gioco un'altra carta verde e farò infuriare l'amico che ci segue dall'India. Quindi carta verde su un titolo italiano, in questo caso ho scelto Poste perché in realtà io ho parlato più volte di Poste in questa trasmissione ma non ho mai dato dei livelli operativi su Poste Italiane, quindi quello che stiamo vedendo anche a livello grafico è che appunto c'è stato un ritracciamento, ma nelle ultime settimane insomma il titolo sta facendo bene e quindi in un'ottica di trading voglio andare a sfruttare l'ultimo movimento rialzista che potremmo ottenere e vedere su Poste Italiane. Subito quelli che sono i livelli operativi, che sono molto vicini tra l'altro a quello che batte il mercato in questo momento, io ho inserito come livello d'ingresso 9,45 euro, stop loss di 40 centesimi, quindi molto molto piccolo, a 9,05, e target price 9,90 sotto quei 10 euro, che è una soglia psicologica che verrà rotta soltanto nel caso in cui saranno supportati dai rialzi degli indici in generale, quindi deve partire l'America, deve partire l'Europa, devono partire tutti gli indici, devono andare a fare molto molto bene, solo a quel punto i titoli all'interno dei panieri potranno performare altrettanto bene. Però Poste Italiane rimane comunque, a mio avviso, anche a livello di fondamentali un ottimo titolo e quindi l'ho scelto per questa settimana. Ti è piaciuta questa strategia? Bene, iscriviti al canale BNP Paribas, attiva la campanella e rimani sempre aggiornato sulle operazioni proposte dai trader e degli analisti che vedete sfidarvi ogni settimana alle 17:30 ad House of Trading.